Grazie a te, grazie a tutte e tutti, e mi esprimo anche a nome dell'Unione Sindacale Svizzera. Ci sono qua colleghi del sindacato Sindi, come del sindacato VTUD, del settore pubblico, anche loro membri dell'Unione Sindacale Svizzera. Prima di tutto esprimo il mio sostegno a tutto quanto già detto, lo riassumiamo in due punti. Chiediamo il rispetto dell'accordo fiscale alla parte italiana sull'aspetto tassa sanitaria e alla parte svizzera, come ha detto giustamente Andrea, sulla questione dei comuni, soprattutto della zona di Sondrio. Ma crediamo anche che sia necessario essere qui per combattere assieme un'altra lotta importante, che è quella contro il dumping salariale. Cos'è il dumping salariale? Il dumping salariale è la pressione al ribasso sui salari per tutti, secondo una professione, un ramo o un luogo, in questo caso il luogo di vita. E risponderò nel mio intervento a diverse domande. La prima: esiste il dumping salariale in Ticino? La risposta è evidentemente sì. Vi do qualche cifra, l'ho scritta per non sbagliarmi. Il salario medio in Svizzera è del 23% più alto del salario medio in Ticino. È aumentato negli ultimi due anni mediamente dello 0,7% in Ticino, quando il costo della vita è aumentato del 3,4%. Ci sono rami professionali dove i salari, per esempio al commercio al dettaglio, ci sono tante venditrici, tante persone che lavorano nel settore, è aumentato di 18 franchi negli ultimi due anni. Di che salari parliamo? Il salario medio in Ticino è di 5.546 franchi. Nel settore privato 5.301, se togliamo le persone con responsabilità, i quadri, scende a 4.842. Lordi significa 4.000 franchi netti. Con questi salari in Ticino non si vive. E questo è dumping strutturato, ed è una parte del nostro mercato del lavoro, è costruita sul dumping salariale, e per questo è necessario venirlo a dire qua. Qua siamo in territorio italiano, ma siamo in territorio di mercato del lavoro ticinese, e la lotta contro il dumping deve partire da qua, deve partire con voi, e per questo vi ringraziamo della vostra presenza. Questo studio dice anche qualcos'altro: che i salari mediani pagati in Ticino ai lavoratori residenti sono del 22% più alti mediamente che quelli dei lavoratori frontalieri. Ma questo succede solo in Ticino, perché ci sono 80.000 frontalieri in Ticino, ce ne sono 400.000 in Svizzera. Nella zona alemanica, attorno a Ginevra, la differenza salariale è del 5%. Nel nord della Svizzera è del 2,5% in favore dei lavoratori frontalieri. E questo cosa dimostra? Che il problema non sono i lavoratori, e il problema non è la frontiera. Il problema è come la frontiera è utilizzata da quella parte di padronato che sfrutta delle differenze oggettive di costi della vita. E quindi l'altra domanda che ci poniamo è: ma quindi il dumping è colpa dei frontalieri? Evidentemente no. Non conosco nessuno che arriva in Ticino dicendo: buongiorno, lavoro a Como, mi paghi un po' meno perché il costo della vita per me è più basso. Chi è responsabile è chi paga i salari, non chi li riceve, che è vittima tanto quanto i lavoratori residenti. E che hanno sviluppato in questi ultimi 20-30 anni questo sistema, che ripeto è un sistema di istituzionalizzazione del dumping salariale in un cantone che è sempre stato un cantone debole a livello economico. E chi ha voluto istituzionalizzare il dumping? Perché abbiamo anche un esempio: c'è stato qualcuno che ha cercato di istituzionalizzare il dumping e giustificare il dumping salariale in Ticino, creando addirittura un sindacato che permettesse di abbassare i salari. In Ticino c'è una legge sul salario minimo bassissimo, 19,50 franchi all'ora. Un sindacato è stato creato apposta per permettere alle aziende di pagare 15 franchi per non rispettare la legge. Questo sindacato si chiamava Tisini, Ticino in dialetto. E chi ha creato questo sindacato? Proprio chi ha scritto tre giorni fa un comunicato stampa contro questa manifestazione, denunciando questa manifestazione. La Lega dei Ticinesi, perché ognuno c'ha la Lega che si merita, ci ha attaccato per aver organizzato questa manifestazione. E capogruppo e vice capogruppo in gran consiglio di questo partito hanno creato questo sindacato Tisin per violare la legge e istituzionare il dumping. Immaginatevi cosa sarebbe successo. Non ci sono riusciti perché non sono bravi e ci invidiano al nostro lavoro, per quello che poi ci attaccano tutte le domeniche. Ma cosa sarebbe successo se ci fossero stati due salari diversi? Se in Ticino puoi legalmente pagare un certo salario ai residenti e 5 franchi in meno all'ora ai frontalieri, non ci sarebbe più stato lavoro per i residenti. Quindi chi dice che siamo qua per difendere i frontalieri? Rispondo sì, evidentemente sì. I sindacati svizzeri rappresentano e difendono anche i lavoratori frontalieri, proprio perché difendiamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori nell'interesse di tutte e tutti.
perché chi fa differenza tra i lavoratori sono i padroni ed è l'economia. Noi sappiamo che la guerra tra poveri ci ucciderà tutti. Chi vuole dividerci ha trovato una sponda proprio in chi finge di difendere gli interessi dei lavoratori residenti. E questa è una vergogna. Noi sappiamo dove stare e oggi era importante stare qui, perché siamo tutti nella vostra presenza e siamo fieri di essere qui in questa giornata. In questo territorio che ho detto è parte del mercato del lavoro ticinese, ma non per scelta nostra, per scelta del padronato, per scelta dell'economia, che ha costruito una parte, lo ripeto perché è importante, che ha costruito una parte del mercato del lavoro sulla possibilità di fare dumping salariale, sulla possibilità di comprimere i costi, e lo ripeto ancora una volta, solo in Ticino, non nel resto del paese. Ci sono qua anche i colleghi di Unia Vallese che sono venuti e ci hanno raggiunto per questa manifestazione. La realtà è diversa, ancora una volta, perché non c'è lo stesso tipo di padronato vergognoso che è sempre più presente purtroppo in Ticino. Questa scelta il sindacato l'ha fatta, una scelta di campo fisica, siamo qui, lo saremo ancora, porteremo avanti le battaglie contro l'ingiusta tassa sanitaria, per il rispetto degli accordi fiscali, contro il dumping salariale. Lo abbiamo fatto il 1° maggio scorso, una delle bandiere che abbiamo qua rappresenta quella che è la nostra lotta unitaria per migliori salari e per migliori pensioni. Abbiamo portato avanti questa battaglia, abbiamo vinto una battaglia storica qualche mese fa sulla 13ª VS, e tanti lavoratori frontalieri e lavoratrici frontaliere hanno partecipato a questa campagna, parlando attorno a loro, invitando i colleghi a votare, invitando i conoscenti a votare. Vi chiediamo di continuare a farlo. A settembre abbiamo 2 appuntamenti estremamente importanti e già da oggi vi invitiamo. 21 settembre, manifestazione nazionale per dei migliori salari, avremo un treno speciale dal Ticino, vi invitiamo già a riservare la data, andremo tutti a Berna per dimostrare che sì, uniti possiamo far avanzare le cose, uniti possiamo migliorare la situazione di tutti. Se qualcuno sa che questa unità è importante è il sindacato, non è sicuramente chi difende e chi spinge per la divisione tra lavoratori. Lo avete dimostrato venendo qua oggi, porteremo avanti questa battaglia in modo unitario come fatto fino adesso. Saremo presenti il 21 settembre a Berna, il 22 votazione per il secondo pilastro, ancora una volta importantissima perché è anche il vostro secondo pilastro, sono anche i vostri fondi pensione. Continuiamo questa battaglia assieme, vi ringraziamo e buona continuazione di manifestazione.